Ore 7 in punto, nuova edizione del TG Mattina di Laci News, un'edizione più nuova, più fresca, più dinamica, ricca di rubriche per accompagnarvi e per esordire nel migliore dei modi con la nostra informazione. Ultima ora nazionale, molto si è scritto e si è detto riguardo la confessione del giovane trentenne romano che ha stuprato una tassista. È stato arrestato dalla squadra mobile di Roma, guidato da Luigi Silipo. Messo sotto torchio, il trentenne ha confessato. Ancora notizie si attendono riguardo le indagini sul strano episodio che si è verificato in un hotel alla periferia di Roma, dove un giovane, alla periferia di Milano, dove un giovane è crollato dal balcone di un albergo nel quale alloggiava insieme alla sua scuola, era in visita all'Expo. E poi altre notizie di politica nazionale e internazionale, però andiamo a vedere, a consultare subito le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola, partendo dalla Repubblica che dedica un ampio servizio al piano del governo per le telecomunicazioni. La banda larga sarà affidata all'Enel. Telecom non basta più, il governo a riportare le reti infrastrutturali sotto il controllo pubblico, rimborso pensioni, l'Unione Europea avverte, l'Italia a rischio deficit flessibile. Andiamo invece alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Come sapete, il Fatto Quotidiano del lunedì dedica le sue pagine agli approfondimenti di carattere politico, sociale, di cronaca nazionale e internazionale. Rom, fatti e pregiudizi, chi sono davvero? Da secoli vivono in fuga, accusati in passato di portare la peste, oggi di furti e rapimenti. Quindi tra attualità e luoghi comuni. Ma andiamo nel vivo delle nostre rubriche con il primo appuntamento di oggi, con la nostra rubrica Accadde oggi. Accadde oggi, 11 maggio 1981. Bob Marley morì di cancro all'età di 36 anni a Miami. La musica reggae lo rende popolare fuori dalla Giamaica. Marley amava ripetere: fino a quando il colore della pelle sarà più importante del colore degli occhi, ci sarà sempre la guerra. Ed è una giornata particolare quella di oggi perché segue la festa della mamma, è una giornata di bilanci, è una giornata che soprattutto in Calabria è stata segnata dallo straordinario raduno che si è avuto a Paravati nel nome di Natuzza Evola, l'indimenticata, indimenticabile mistica che ha segnato le coscienze e il cui ricordo e la cui fede sono ancora vivi. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato per voi nell'edizione domenicale del nostro TG. 30.000 persone oggi sotto il cielo di Paravati per festeggiare la mamma di tutte le mamme, Natuzza Evola, ma anche per celebrare i 28 anni dalla costituzione della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, voluta dalla mistica con le stimmate dopo un'apparizione con la Madonna avvenuta nel 1944. Un giorno ci sarà una grande chiesa, le disse la Madonna, e così da quel momento è iniziata una vera e propria missione che giorno dopo giorno, anni dopo anni, sta prendendo forma grazie alle donazioni dei fedeli. Ed eccolo il grande santuario mariano, la cui inaugurazione è ormai imminente, attorno al quale nasceranno dei centri di accoglienza per disabili e anziani. Le celebrazioni per la festa della mamma hanno avuto inizio stamattina alle 9:30 con la processione per le vie del paese della Sacra Effigie della Madonna, quindi la concelebrazione eucaristica officiata dal vescovo Luigi Renzo. Il presule, rivolgendosi alla numerosa platea, ha parlato della causa di beatificazione di mamma Natuzza, dicendo che i tempi per il nulla osta da Roma per la costituzione del tribunale ecclesiastico sono ormai maturi. Una notizia accolta con un grande applauso dai fedeli che sin dal giorno della scomparsa della mistica ne hanno invocato la santità. Durante la giornata un lungo corteo di pellegrini per visitare la tomba di mamma Natuzza, in ginocchio davanti alla lapide per una supplica, una preghiera o soltanto per porgere un fiore alla mistica con le stimmate scomparsa il 1° novembre del 2009.
Avete sentito 30.000 fedeli presenti a Paravati ieri e tra di loro c'è la nostra Cristina Iannuzzi che ha raccolto diverse impressioni. Ascoltiamo. Ogni anno io vengo sempre, ce l'ho proprio nel cuore, mi sento che devo venire ogni anno. E combinazione è sempre alla festa della mamma, vista che è la Madonna, è la festa sua principal modo e poi per di tutte le mamme. La sensazione che si prova? Bellissima, io ogni volta che vedo uscire la Madonna o entrare la Madonna qua nella Villa della Gioia è una sensazione bellissima, mi emoziona, non lo so, non so neanche io, ma provo qualcosa di straordinario. Si sente un miracolato di mamma Natuzza? Io sono un miracolato, mi è andata bene, grazie a lei, ma lei mi guarda, come tutti gli altri, mi guarda. Sono qua, un motivo ci sarà. Grazie. Ho fatto la comunione qui quando era viva mamma Natuzza. Lei è uno dei figli spirituali di mamma Natuzza? Sì, devotissima mamma Natuzza. E la preghiera. La preghiera è tutto in chiesa, quindi. È la preghiera mamma Natuzza. Non è nient'altro che guida e preghiera, punto. E questa era la voce dei fedeli. Noi andiamo a verificare adesso cosa riportano le prime pagine dei quotidiani regionali invece oggi in edicola. Sul Quotidiano del Sud si fa riferimento alla grande raduno di Paravati, folla di fedeli a Paravati, festa della mamma dedicata a mamma Natuzza. E sempre rimanendo in tema di religione, di fede, di spiritualità in Calabria, che è una regione dove il turismo religioso è sempre molto molto vivo. Notte in strada a Placanica, in 50.000 attesi oggi per Fratel Cosimo, mentre l'apertura del quotidiano diretto da Rocco Valenti è dedicata alla sanità, la solitudine di chi ha figli malati, la lotta silenziosa delle famiglie che hanno piccoli affetti da particolari patologie, l'associazione EFRA e le tre storie drammatiche di Luca, Marco e Matteo, un ampio servizio a pagina 6. E poi rimanendo sempre in tema di sanità a Catanzaro, Iorno, sindacalista della CGL Funzione Pubblica, il policlinico come oggi serve solo all'università, un servizio molto ampio, reportage a pagina 6 e 7 a firma del caporedattore Adriano Mollo. E poi questo triste fatto di cronaca che ha arricchito e che ancora oggi campeggia sulle home page dei principali quotidiani online calabresi, botte e minacce ai bimbi, sospesa maestra, alunni terrorizzati, non volevano più andare a scuola. È una storia che si è avuto il proprio teatro a Villa San Giovanni, dove un insegnante cinquantenne è stata interdetta dalla GIP su richiesta della procura in seguito al necessario interrogatorio di garanzia per reiterati episodi di violenza che sarebbero consumati alla scuola La Russa prima, all'istituto Giovanni XXIII poi. Andiamo invece a vedere cosa riporta il Quotidiano del Sud nelle pagine sportive. Il Crotone vince, si avvicina alla salvezza, la Nuova Gioiese in festa perché si resta in Serie D, Roggiani in delirio, promosso in eccellenza, Formula 1 in Spagna, trionfa Rosberg. Andiamo invece a vedere cosa riporta la provincia di Cosenza, che dedica la propria apertura ai fondi europei, al Por Calabria. La Commissione dell'Unione Europea lo boccia, la Regione lo promuove, l'equivoco del Rio, il riferimento è ovviamente al Por Calabria. E poi nel giorno di Roselli il Cosenza saluta i tifosi, un poker di conferme, questo per le pagine sportive, rende Agragas pari tra fair play e sorrisi, firmato Simeri Arena. Poi l'ultimo avvertimento di Tonino Gentile al Partito Democratico. E adesso passiamo ad una delle più interessanti novità di questa nostra nuova edizione del TG Mattina, il TG Mattina di Lacci News, ed è Verde Regione, una rubrica che realizziamo grazie alla collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, grazie alla collaborazione di diverse associazioni che operano nel settore. E noi abbiamo intervistato oggi Elio Perciaccante, che è il presidente dei giovani
di Confagricoltura, eccolo nella prima clip dedicata appunto a Verde Regione. Elio Perciaccante, presidente di Giovani Confagricoltura Cosenza. I giovani portano innovazione nelle aziende agricole calabresi? Beh, direi di sì. Oramai è statisticamente provato. Dove c'è un giovane in un'azienda insediato, oggi il giovane riesce a rapportarsi col mercato. Un giovane, vuoi perché il percorso di studi gli ha aperto un po' la mente, la visuale, vuoi perché con i social network riesce ad avere un'immagine globale della situazione del mercato attuale, oggi il giovane che entra in azienda dà risposte e le risposte sono chiare. Ci approcciamo ai mercati internazionali, diamo qualità, guardando anche a quelle che sono le nostre attitudini, quindi varietali, un olio d'oliva extravergine. La Calabria è la prima produttrice di olio attualmente in Italia, abbiamo diversi IGP, le clementine, abbiamo un comparto ortofrutticolo nella provincia di Cosenza invidiabile e poi abbiamo un'altra serie di prodotti che si fanno apprezzare nel mondo. Quindi i giovani si avvicinano all'agricoltura più o meno in che percentuale in Calabria? Guardi, la percentuale dovrebbe essere intorno al 5%, siamo un po' sotto la media nazionale, ma di poco, però negli anni i ragazzi rientrano, gente che va a studiare fuori non sempre rimane fuori, ma rientra. Quindi c'è un ritorno alla terra? Beh, c'è un ritorno alla terra, sì, c'è un'inversione di tendenza. Lei è un imprenditore, la sua azienda produce anche riso, sì, che è stato insomma ritenuto il migliore in Italia lo scorso anno in Vercelli. Sì, l'anno scorso abbiamo avuto questo premio, anche inaspettato perché eravamo nella patria del riso ed essere riconosciuti come miglior riso, capisce bene che è stato un grande elogio all'azienda. Produciamo riso già da diversi anni, già nostro padre aveva iniziato a produrre riso, però negli ultimi anni con noi figli, che adesso abbiamo preso in mano la gestione dell'azienda, abbiamo chiuso la filiera. Quindi produciamo, seminiamo, coltiviamo riso e dopo lo vendiamo. Eccellenze di Calabria che spesso non sono conosciute. Beh, ahimè, sì, è vero perché il problema secondo me è purtroppo il fatto di avere poca aggregazione. Purtroppo noi calabresi non difficilmente riusciamo ad aggregarci e quindi quando si vanno nei mercati quelli importanti, quelli dove è richiesta non solo la qualità ma anche quantità, probabilmente, anzi sicuramente, ogni volta il prodotto non è bastevole. Qual è l'augurio che vuole fare ai giovani imprenditori calabresi e l'auspicio, insomma? Bene, l'augurio sicuramente è quello di investire in Calabria, perché abbiamo un territorio così vasto e dove si riesce a fare tutto e di qualità. È quello di aggregarsi. Aggregandosi si riesce a fare innovazione e quindi un miglioramento tecnologico, riusciamo a raggiungere i mercati internazionali e poi stando insieme si vince. Rimanendo insieme si vince, dice Elio Perciaccante, presidente dei giovani di Confagricoltura Cosenza, primo protagonista della prima puntata di Verde Regione, che è il nuovo spazio informativo all'interno del TG di LaC, edizione mattina. Torniamo alle prime pagine dei giornali nazionali e ripartiamo da Repubblica con l'approfondimento dedicato al servizio di apertura. Ecco il piano delle telecomunicazioni banda larga all'Enel, Telecom non basta più, il governo riportare le reti infrastrutturali sotto il controllo pubblico. Vediamo cosa scrive nel servizio più importante, che è il quotidiano diretto da Ezio Mauro
dedica al piano per le telecomunicazioni guidato, varato dal governo, scrive Claudio Tito: restituire al controllo pubblico le grandi reti infrastrutturali di telecomunicazioni, a cominciare da quella futura della banda larga. Per il governo il piano, che stanzia 6 miliardi e mezzo di euro in 5 anni per la fibra ottica, si sta trasformando in una grande occasione: riaffermare il ruolo statale nelle autostrade telematiche strategiche. Attraverso l'Enel, il colosso elettrico controllato appunto dal Ministero del Tesoro. Entro maggio, infatti, l'esecutivo dovrà determinare modalità e quantificazione degli incentivi per costruire la nuova rete. Andiamo ad un altro servizio di particolare importanza: l'obbligo d'asilo per i primi 20.000. Parliamo di, come avete ben compreso, di immigrazione. La Commissione dell'Unione Europea definisce l'agenda europea per le migrazioni, che dovrebbe essere approvata mercoledì. In via d'urgenza dovrebbe essere decisa l'accoglienza di un numero limitato di rifugiati da distribuire tra gli Stati membri. La cifra proposta alla Commissione si situerà tra 10 e 20 mila rifugiati attualmente nei centri di accoglienza in Italia, a Malta e in Grecia. E poi la fotonotizia d'apertura dedicata alla visita che Raul Castro, il premier cubano, ha avuto a Roma: prima incontro in Vaticano con Papa Francesco, poi l'appuntamento con il Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. E vediamo cosa dice cosa scrive, come sintetizza Repubblica questa visita storica. Il grazie di Castro a Papa Francesco: con lei posso diventare cattolico. Servizio di Paolo Rodari da Città del Vaticano: sono rimasto molto colpito dal Papa. A Renzi ho detto: se continua così tornerò alla Chiesa Cattolica. Così Raul Castro dopo l'udienza privata in Vaticano. Cambiamo, voltiamo pagina, anzi giornale, e torniamo al Fatto Quotidiano per capire quali sono le altre notizie riportate in prima pagina. Iniziamo dall'editoriale di Ferruccio Sansa: l'onore negato dei dipendenti pubblici, quello scarso rispetto verso chi lavora per noi. Maria, scrive Ferruccio Sansa, ricorda ancora l'abbraccio forte, l'orgoglio di suo padre: sei assunta, dipendente pubblico. Voleva dire sicurezza, stipendio, ma anche un dovere più forte, più grande forse di altri, e un onore. Una volta almeno era così. A pagina 18 la prosecuzione di questo editoriale, che spiega come invece, benché un tempo i dipendenti pubblici godessero, o apparentemente sembravano godere, di certi privilegi, da qualche anno a questa parte non lo è più. E poi parliamo di informazione: tutti i segreti e i direttori del mio Corriere. Si parla del Corriere della Sera. Recentemente, come sapete, Ferruccio De Bortoli ha lasciato Notizie Politiche P2, visti da via Solferino. Il servizio è di Antonio Padellaro. Nel commiato del direttore uscente Ferruccio De Bortoli, tra le tante, mi ha colpito una frase: con il tempo ho imparato che i giornali devono essere scomodi e temuti per poter svolgere un'utile funzione civile. A noi purtroppo l'informazione italiana, sprofondata oltre il 70° posto nelle classifiche di Reporter Senza Frontiere, è sempre meno libera, e purtroppo gli organi di informazione, soprattutto alla politica, sono sempre meno temuti. Adesso voltiamo pagina, ulteriore nuova rubrica di questa edizione del TG Mattina di la C News 24, è Expo Café. Direttamente dall'Esposizione Universale di Milano incontriamo autorità della politica, delle istituzioni, dell'impresa calabrese, protagonisti che vogliono rendere protagonista la nostra regione in questo importante evento destinato a segnare la storia del nostro paese. E nella prima clip di Expo Café la nostra Emily Casciaro, apprezzata conduttrice di Pubblica Piazza, il programma di approfondimento politico della C, ha incontrato il governatore Mario Oliverio.
Oggi sono con il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Presidente, l'Expo sarà una grande opportunità per la Calabria. Lei ha detto: abbiamo pensato in modo strategico a valorizzare e promuovere il nostro territorio. Ma Expo è sicuramente un'opportunità per il nostro paese e sicuramente anche per la Calabria, perché sarà un'occasione importante, milioni e milioni di uomini, di donne si sposteranno da tutto il mondo per visitare questa vetrina nella quale i prodotti agroalimentari, il cibo sarà al centro. Nella nostra regione ci sarà con uno spazio, ci sarà con un programma di valorizzazione dei nostri prodotti, del nostro patrimonio culturale, dei contesti territoriali e paesaggistici. Naturalmente noi riteniamo che questa opportunità debba essere non solo un'occasione per proiettare l'immagine della nostra terra all'attenzione di questi visitatori, ma debba costituire un'opportunità per attrarre parte di questi visitatori nella nostra terra. In questo senso abbiamo lavorato, abbiamo per esempio definito un pacchetto di tariffe agevolate con Alitalia. Con Alitalia si volerà da Milano, da Torino e da Roma per la Mezzi e Reggio Calabria con biglietti andata e ritorno agevolati, per la Mezzi 99 euro, per Reggio Calabria 109 euro e da Torino per le due, queste due realtà con 119 euro, insomma un pacchetto di agevolazioni a cui mi auguro, l'ho detto oggi nella conferenza stampa anche agli operatori turistici, si aggiunga un pacchetto di offerta degli operatori turistici agevolato, naturalmente diversificato a seconda dei mesi di questo semestre, anche fine settimana, il target sociale, le famiglie, i giovani eccetera, cioè pacchetti diversificati che possano costituire un rafforzamento di questa offerta. Perché questo? Perché non solo nel periodo Expo si possa intercettare il massimo della domanda da portare verso la nostra regione, ma anche fare di questi sei mesi il punto di partenza di una strategia di internazionalizzazione, di intercettazione di flussi e di proiezione sui mercati europei ed internazionali della nostra regione. Grazie mille Presidente Oliverio, grazie a voi per averci seguito, noi torniamo domani, arrivederci. E grazie ad Emily Casciaro, grazie anche al governatore Mario Oliverio, primo protagonista della prima puntata di Expo Caffè, la nuova rubrica che vi proponiamo in questa rinnovata edizione del TG Mattina della C. Torniamo ai quotidiani, in particolare a quelli regionali, entriamo nelle pagine interne e ci occupiamo di politica. Seguiamo la proposta di legge che è stata lanciata, depositata dal consigliere del gruppo Oliverio Presidente Orlandino Greco, una proposta di legge per riorganizzare i gruppi consigliari, proposta di legge regionale depositato dal consigliere Greco, come dicevamo, tutelare la separazione dei poteri. Vediamo qual è l'incipit della nota che lo stesso Greco e il gruppo Oliverio Presidente ha diffuso agli organi di informazione. È necessario razionalizzare la confusa e disorganica legislazione sull'organizzazione dei gruppi consigliari e le strutture ad essi connesse, riformandola al fine di tutelare il principio di separazione dei poteri che la nostra Costituzione riconosce anche alle regioni. Lo afferma in una nota, come dicevamo, il presidente del capogruppo. Capogruppo di Oliverio Presidente Orlandino Greco. E poi, sempre nelle pagine interne del quotidiano del Sud, abbiamo accennato prima, è uno dei pezzi più importanti che pubblica oggi il quotidiano diretto da Rocco Valenti, riguarda appunto la sanità, integrazione sì, azienda unica no, parla appunto il segretario della funzione pubblica CGL Iorno, che mette sul tappeto i nodi del rapporto tra regione e università. Il sindacalista dice: uscire dal commissariamento, apertura al commissario, al piano di rientro dal deficit scura dopo lo sblocco del turnover. E poi le
leggete l'intervista a pagina 6 e 7 del quotidiano del Sud. E restiamo sempre al quotidiano del Sud per parlarvi di una singolare vicenda che ha visto protagonista una ex dipendente, poi al centro di una contorta vicenda giudiziaria per essere reintegrata nel proprio ruolo, una dipendente del sindacato, in particolare della stessa CGIL, notizia curiosa, anche il sindacato licenzia. Pare ci sia la crisi economica nazionale e internazionale, scrive il quotidiano, dietro una serie di licenziamenti messi in atto negli ultimi mesi alla segreteria regionale della CGIL Calabria, ma non sempre i licenziamenti arrivano in pieno accordo con i lavoratori, come è accaduto al CAF CGIL regionale. Nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Catanzaro, sezione lavoro, ha sancito che è illegittimo il licenziamento di Luisa Spagnolo, da 30 anni nel sindacato e dal 2012 amministratore unico della società CAF CGIL Calabria SRL. E poi ovviamente la prosecuzione del servizio. Ci apprestiamo a concludere questa prima parte del nostro TG Mattina. Torneremo dopo la pubblicità. Nel frattempo, però, ecco le previsioni del nostro meteorologo, l'ingegnere Notaro. Amici laci, una giornata di lunedì che vede, diciamo, la circolazione condizionata dalla posizione dell'anticiclone che è proiettato, diciamo, verso l'Italia settentrionale, lasciando invece libero sulla destra diciamo, l'accesso a correnti più fresche in direzione della nostra meridione d'Italia, della Calabria, della Puglia e della Sicilia. È una situazione questa ben evidenziata anche a 1500 metri d'altezza, vediamo colorata di arancione, quindi indicante temperature più fresche in quota, la fascia centro-meridionale. L'anticiclone subtropicale invece rimane confinato sul continente africano, risale invece da ovest verso la nostra penisola. E, diciamo, il rosso indicante temperature più alte in quota, che si trasferiranno al meridione nel corso della settimana. Quindi, a fronte di giornate di lunedì e martedì ancora con delle variabilità che insisterà al sud, seguirà poi una seconda parte di settimana di nuovo con una rimonta anticiclonica, quindi con una risalita delle temperature. Uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola mostra ancora qualche disturbo sul centro-sud d'Italia per la giornata di lunedì, in un contesto invece di bel tempo per quanto riguarda l'Italia settentrionale. Vediamo ancora delle nubi a ridosso dell'arco alpino e a ridosso in particolare del settore nord-orientale, con dei fenomeni che tendono a esaurirsi, vista appunto quella salita di aria più calda di stampo anticiclonico proprio proiettata per la giornata di lunedì sul nord Italia. Per quanto riguarda il centro, assenza di fenomeni su tutta la fascia tirrenica, qualche disturbo in particolare al pomeriggio a ridosso dell'entroterra e della catena appenninica, con dei piovaschi e degli annuvolamenti più, diciamo, insistenti. Al sud d'Italia invece una situazione ancora di variabilità che permane latente, con dei piovaschi e diciamo una fase di tempo che tenderà progressivamente a migliorare con il trascorrere della giornata, proiettandosi poi verso una seconda parte di settimana prevalentemente asciutta all'insegna del bel tempo. Le grafiche indicavano nuvolosità ancora per la giornata di lunedì, non sono da escludere dei brevi piovaschi nel corso anche della mattinata, sia sul Cosentino che sul Catanzarese, e lo è ben evidenziata dalla grafica. Un po' di nubi, informazioni sui rilievi della Sila e delle Serre, ma sarà così anche sull'Aspromonte, nuvolosità accentuata nel corso delle ore centrali e delle ore pomeridiane, e ancora residui fenomeni sul territorio della provincia di Reggio. A seguire una giornata di martedì in un contesto di tempo prevalentemente asciutto e in miglioramento, rimangono delle nubi a ridosso dei rilievi della Sila, del Reventino, dell'entroterra crotonese, e in un contesto comunque di tempo in miglioramento e temperature che tenderanno a risalire proiettandosi verso i 27-28 gradi, così rimarranno per tutto il resto della settimana. Su Vibonese nubi a ridosso delle Serre, bel tempo lungo le coste, su entrambi i settori costieri della provincia di Reggio una giornata di martedì in assenza di fenomeni, con temperature in progressiva risalita e condizioni di stampo assolutamente gradevoli e primaverili. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Notaro per gli amici di Lacci. Grazie all'ingegnere Ugo Notaro, adesso la sigla, 2 minuti di pubblicità, poi di nuovo con noi per la seconda parte del TG Mattina di Lacci News 24.
visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Da lunedì 27 aprile, l'edizione giorno della CNews 24 va in onda alle 13.45. I calabresi sono informati.